Allora, lo godi questo gioco? Buongiorno e benvenuti all'evento di Outriders da parte di Square Enix e People Can Fly. Io ovviamente oggi non posso farvi vedere alcun tipo di gameplay perché sono appunto dedicati agli youtuber che portano i gameplay. Quindi nel nostro caso abbiamo, adesso ve li faccio vedere, comunque c'è Velox, Delux e naturalmente Nico, ossia Eze e Sector. Io vi faccio un po' vedere com'è l'evento. Questo video durerà veramente pochissimo. Abbiamo appena finito la presentazione di Outriders, che è stata veramente bella. Tra l'altro c'è anche della stampa italiana, tipo Every Eye, come si chiama, non lo so. E comunque adesso vi faccio vedere un po' com'è in giro qua questo evento. Comunque, dato che questo video sarà sicuramente pubblicato dopo il 13 febbraio, comunque il 13 febbraio, io posso farvi vedere qualche gameplay, perché non posso farvelo vedere prima. Quindi ritiro ciò che ho detto prima. Vedete, qua c'è Nico, lì c'è Velox, Felice Delux. Vi spiego com'è che funzionava questo Outriders. Adesso i ragazzi hanno il gioco hands-on, ossia possono giocare la campagna single player fino all'una, poi all'una c'è il pranzo. Dopodiché ci sarà la hands-on free to play, praticamente possono fare quello che ne hanno voglia dalle 2 fino alle... alle 4 se non sbaglio, poi alle 6 c'è il party finale che probabilmente ve lo filmo, ma forse vi filmo anche il pranzo dopo, vediamo. Sto parlando piano perché non voglio disturbare i ragazzi che stanno facendo il gameplay. Guardate quanti youtuber che hanno chiamato, non sono ovviamente tutti italiani, questo non so chi sia, c'è pieno di youtuber qua. E guardate che cazzo di postazioni che hanno messo su. Dunque sono 3 per ogni tavolo, quindi sono 1, 2, 3 tavoli. Ma no, sono sparsi. Vabbè, non lo so. Comunque sono tantissime. Là c'è un piccolo rinfresco dedicato a tutti. Questo evento è sponsorizzato anche da Red Bull. Quindi Red Bull gratis. Ciò non vuol dire che dobbiamo berne tante, perché altrimenti esplodiamo e moriamo. Guardate che bella. Ci hanno dato questa confezione di Red Bull in omaggio a ognuno. E anche la felpa, che poi vi farò vedere. Mi sono dimenticato di farvi vedere. Ci contiene 2 Red Bull. Una. E porca Eva, come cazzo si fa se ne con una mano? Ah, eccola. Una Red Bull è senza zucchero e una è la Red Bull invece normalissima, che con quella luce qua sembra la Red Bull anche questa senza zucchero. Invece no, è la Red Bull normale. Intanto che loro stanno facendo la campagna in multiplayer, quindi la campagna coop, vi voglio far vedere cosa c'è nel punto di rinfresco che c'è là in fondo. Dell'acqua, poi abbiamo succo di mela, che in Italia non va. Questo non so cosa sia, citrus mix, quindi una roba aspra. Lemon soda, il bitter, la coca, la Sprite, la Fanta, ci si può fare anche il tè. E ci sono le macchine del caffè, incredibile. La madonna quanto scotta, queste sono fatte, ma vaffanculo. Quelle che abbiamo a casa anche noi, Nescafè dolce gusto. Questo evento è veramente fatto da Dio, mi piace un sacco. E tra l'altro è vicinissimo al nostro tè, c'è proprio tipo 0 secondi. Questo è il corridoio da cui si passa dall'evento all'hotel. Guardate che figo. Tutto illuminato. Si passa direttamente da qua, è un sottopassaggio per non passare il freddo ovviamente. Fa tanta roba veramente. Organizzato da Dio questo evento. È stata una grande esperienza, quindi ringrazio tantissimo Nico per aver invitato anche me. E da qua si va in hotel. Ta-da! Siamo rientrati da dietro. Se non avete visto il video dell'hotel, è il video che è uscito prima di questo, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Oh, là, abbiamo finito la prima cosa di gameplay, eh? Cioè, hai finito. Guardate com'è bella questa fabbrica, che poi è un cocktail bar. Tra l'altro non so se vedete, ma qua a Varsavia sta nevicando adesso. Stiamo andando verso il pranzo, che non so se vi filmerò o no. Questo qua è il nostro hotel, il Moxie Hotel visto da fuori. Questa costruzione veramente mi piace un sacco. Ok ragazzi miei, allora abbiamo fatto il pranzo, non ve l'ho filmato perché eravamo in compagnia, quindi non volevo disturbare. Insomma, abbiamo mangiato una pizza che non era neanche un granché e alla fine ho deciso di non filmarvelo. Adesso non so quanto durerà questo video, perché comunque vi farò vedere un po' dei...
dietro le quinte di questo evento. Ovviamente se volete vedere il gameplay, questo non è il canale giusto, ma dovete andare, ripeto, nel canale o di Velox o di Eze o di Delux per vedere il gameplay ufficiale di Outriders. Adesso stiamo andando a prendere la sprite che devo portare a Nico. Voilà. Quindi ripeto, io non so quanto bello e quanto posso piacervi questo video dietro le quinte, però sicuramente è una cosa diversa rispetto a un gameplay. Ah, non so se avete notato che non ho lo stabilizzatore oggi, quindi la cam potrebbe essere un po' shaky. Ecco a lei, signore. Grazie, bomber. Figa, anche lui c'ha un impianto che non scherza, però, Facciamo vedere la felpa che... Ho detto prima che ci hanno dato una felpa, ma non ho fatto vedere che felpa hanno dato, è molto bella. C'ha il cappuccio e le maniche nere con dietro il logo di Outriders e anche davanti con la cerniera, e fa un caldo della madonna, perché sai com'è, siamo in Polonia. Posso rinforzare? Io vado dritto per dritto. Vai, vai, vai. Sei fatto? Ah, sei volato via. No, ragazzi, ma che cazzo è? È a mani basse lo specialista più forte del gioco, cioè. La terza abilità sciotta chiunque. Giuro che stai giocando con Brad Pitt. Chiamalo Brad Pitt intanto che ci sei, no? Esector Pitt. Vabbè, allora. Che è? Mi parte sto cazzo di... Tu guarda che ti è arrivato l'invito. Prova a selezionarlo. Oh, dai, dovrebbe essere selezionato. È lui. Vai, clicca l'invito. No, è tornato Brad Pitt. Vabbè, sti cazzo, ci vengo così, dai. Andiamo a fare un giro per questo evento a vedere se conoscete qualche youtuber. Quello lì è una TV, non è una TV, è un canale italiano. Perché quel ragazzo lì è italiano, ci ha parlato prima, ci ha preso il caffè. Solo che non so che canale sia. Potrebbe essere EveryEye o Multiplayer.it. Non so, raga, c'è pieno di youtuber qua, se li conoscete. Quello là sembra Team The Tatman, però non è lui sicuramente, quello lì. Vedi? Sto qua, però non è lui. Sarò probabilmente in 8000 facecam. Questo non so chi sia. Questo neanche. Qua ritorniamo dal nostro tavolo con Delux, Velox e Eze. Ma c'è un tipo dietro, raga. Ecco perché. Fa le foto per i post. Che figa, ci sono delle luci di merda. Allora, va bene questo o no? Ma ci sono delle luci di merda, ci sono. Ma porca Landal. Adesso è arrivato il momento di fare le domande agli operatori. Sì, agli operatori, ciao. Agli sviluppatori. Che si sono seduti là in fondo. E dopodiché, alle 6 c'è il party finale. A cui noi andremo, ovviamente. I had a question about the skill tree system that you have in there. Are you going to be actively... Non hai mai provato questa sedia? Ma figa, la provo io allora. Va via. Ehi, ciao, mega comoda. Waiting for the party. Allora, io vi avrei voluto filmare il party, però, cioè, secondo me non ha molto senso. Non si capisce niente, c'è un casino della madonna e intanto potrebbe partire anche il copyright, te lo dico. Oh, ma c'è live! E la madonna, che casino. Io direi che, detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Adios! No, dicevo, non so se avete visto, ma al party c'era un po' di casino e comunque non avrei mai potuto vloggare. Comunque alla fine siamo usciti con Delux e Velox a fare un giro per Varsavia. Praticamente eravamo in un pub strettissimo con un buffet che non era poi quel granché. Ve lo dico solo per spiegarvi del fatto che non ci sono state immagini del party, ma appunto perché eravamo in un posto troppo stretto ed era praticamente impossibile vloggare quella cosa. C'era troppa confusione lì dentro. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, un po' diverso dagli altri, un evento, un'anteprima, un'esclusiva. Io detto questo, vi do l'appuntamento al prossimo video che non so quando sarà, però noi ci vediamo lì. Ciao!